Caro Cancro, sembra proprio che tu sappia come reagire a certe provocazioni, ad alcuni contrattempi e ritardi di questo tuo cielo. Da una parte Giove e Nettuno, destinati a diventare retrogradi nelle prossime settimane, energie che rischiano di deluderti un po' perché spostano a fine anno la vera fortuna, il meglio delle cose. Per contro Marte, che non ti è mai troppo simpatico, finalmente lascerà il posto a quella Venere che, entrando in Cancro, porterà subito tanta dolcezza e un mare di colore, che ti insegnerà a goderti i sogni e la fantasia senza alcun senso di colpa. Wow!